Eu baessa mio, sperduto miezzo verde la campagna, c'è un paese che se vera stiento, che un giorno è una sola per compagno, e a notte a luna e stella accenda accento. E chi se può scordare? Ciao, come va? Ma come vuoi che vada? Ci annoiamo in questo paese e non sappiamo cosa fare. Ma quale noia? La noia per noi è un optional. Dai, venite con noi, vi mostreremo le bellezze del nostro paese. Allora, venite con noi. Ok, veniamo. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. Per quanta strada ancora c'è da fare. Eccoci arrivati alle Gole Tremonti. Che cosa sono le Gole Tremonti? Ma come? Non sapete cosa sono? Allora ve lo spiego io. Arrivando a Giungano, il cui nome deriva dal termine latino Iuncus, per la cui lavorazione gli abitanti del posto erano particolarmente rinomati, non possiamo non incontrare le Gole Tremonti, il cui nome deriva dall'incontro di Monte Cantenna, Monte Sottano e Monte Soprano. Si narra che in questo posto così suggestivo, circa 2000 anni fa, sia stata combattuta una guerra tra gli schiavi ribelli capeggiati dal gladiatore Spartaco e dall'esercito romano guidato da Crasso, e che proprio qui sia avvenuto lo scontro finale tra i due eserciti. L'episodio diede poi origine alla leggenda, secondo cui gli uomini di Spartaco furono avvisati dell'arrivo delle legioni romane da un gruppo di sacerdotesse che risiedevano nell'abitato di Giungano. E per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Vai Giacomo, di quel proverbio. Va bene. Si per mezzo tre mondi le notte, qualcuno si trova a passare. Cura lucchi può sentire morte, forte ancora si sente andronà. Spartaco, 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 Spartaco imperatore! Però, da non credere, che storia! Dove ci portate adesso? Al sentiero della sposa. E che è sta trovata adesso? Vedete ragazzi, questo luogo rappresenta il sentiero della sposa che percorre tutta Giungano e regala emozioni continue a chi lo percorre, in quanto rappresenta il cammino che la giovane coppia faceva ogni giorno per incontrarsi. Lungo questo sentiero si può trovare la pietra incatenata, dalla quale si narra che i due giovani si siano buttati perché fu negato loro il matrimonio. Detto. Gerardo, tu conosci quello della pietra incatenata? Sì, certo. Te prego, bella, ascoltami una volta, che questa pena te voglio cantare. Se non mi ascolti, tu mi fai morire. E se io moro, chi te può amare? Come
vedete, questo posto è ricco di storia e vita vissuta. E ragazzi, vedete questi palazzi? Essi testimoniano che nel Medioevo il paese raggiunse il suo massimo splendore. Sì, a Giungano abbiamo tanti palazzi che rappresentano la nobiltà cilentana, come Palazzo Stromilli, costruito nel 1600, Palazzo Vicilli, edificio risalente al XVII secolo, oggi restaurato ma disabitato. Ci sono anche Palazzo Ducale e Palazzo Ulisio. Però tutto quello che ci avete detto finora ci sembra davvero interessante. Dai, continuate, vogliamo sapere di più. C'è da fare, avverrà il finale. Il fascino dei nostri edifici religiosi, la chiesa di Sant'Andrea, il vecchio convento benedettino, la chiesa madre dedicata all'Assunta, patrona del paese. Sapete, si narra che la statua dell'Assunta sia stata portata dagli abitanti di Pesto, che qui si rifugiarono dopo la caduta dell'impero romano. Bello. Guarda. Qui a Giungano non ci annoiamo mai, specialmente d'estate. Il paese ospita numerose manifestazioni culturali, ma anche gastronomiche e folcloristiche, come la festa dell'antica pizza cilentana, che si svolge ogni anno nei primi di agosto. Questa manifestazione è un momento di aggregazione per noi abitanti del paese, ma anche un'occasione per promuovere i prodotti tipici del Cilento, come la pizza, i fusilli e i dolci locali. Anche noi ragazzi partecipiamo alla festa e ci divertiamo molto. Vedete queste foto? Balli, musiche itineranti e sogni di una volta rivivono nei vicoli del paese. Beh, ammettiamolo, forse conosciamo poco il nostro paese. Grazie ragazzi, ci avete fatto riscoprire i luoghi magici. Giungano, un paese del Cilento dove vivere momenti indimenticabili. Suona chitarra mia, suona allegramente, vai rallegrare tutta questa gente. Porta sti belle note per tutto lo Ciliento, portale lontano a cavallo re.